Questa mattina siamo in compagnia della dottoressa Martina Volpi, una giovane laureata che ha concluso l'anno scorso il suo percorso di laurea triennale, detta laurea breve, secondo il nuovo ordinamento universitario, alla Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica di Milano. La curiosità che ci porta a intervistarla questa mattina è il lavoro della sua prima tesi triennale. Il titolo è davvero qualcosa di eclatante, Come il Manzoni copiò i Promessi Sposi su una fonte documentaria di Aria Veneta. E questo è proprio il lavoro che la dottoressa Volpi ha voluto redigere durante il suo percorso di tesi. È davvero qualcosa di particolarmente, come dire, interessante approfondire questo argomento che sembra scompaginare quella che è un po' la tradizione solita sul percorso Manzoniano dei Promessi Sposi, dove l'autore parla di un probabile manoscritto che diventa l'alibi per poi non nominare, non indicare tante località o fatti che hanno attinenza con il romanzo. Chiediamo alla dottoressa Volpi, come è nata l'idea di questo percorso e di questo argomento? Dunque, l'idea è nata per puro caso. Infatti, una mattina dell'aprile del 2013, guardando la televisione, mi sono imbattuta in una replica del programma Voyager, dal titolo Paolo Orgiano, Manzoni, parlava dei Manzoni, quindi Promessi Sposi, e il sottotitolo diceva proprio una storia vera. Quindi, interessato, ho iniziato a seguire quello che veniva detto nel corso della trasmissione e ho iniziato a prendere, ad appuntarmi su un pezzetto di carta i nomi che venivano citati uno dopo l'altro. Si parlava di questa storia incredibile che aveva delle somiglianze con quanto Manzoni ci racconta all'interno del suo romanzo. Ho iniziato da lì poi a fare delle ricerche su quanto avevo ascoltato. In particolar modo, ho cercato informazioni sul professor Povolo. Povolo infatti è attualmente docente di storia all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha fatto questa incredibile scoperta. Ha avanzato questa ipotesi rivoluzionaria circa il manoscritto di cui lo stesso Manzoni ci parla all'inizio della sua opera. Secondo Povolo, infatti, questo manoscritto esiste veramente. Si tratta infatti di un fascicolo processuale che è conservato a Venezia, di cui probabilmente, appunto secondo questa ipotesi avanzata, Manzoni riuscì a entrare in contatto, quindi a visionare prima della stesura del suo romanzo. Io prima di appunto, decidere di realizzare la mia tesi di laurea su questo argomento, ho prima voluto contattare direttamente il professor Povolo per avere da lui maggiori informazioni. Infatti da sola probabilmente non sarei mai riuscita a realizzare un lavoro del genere. Il professore è stato molto gentile, molto disponibile, mi ha dato indicazioni anche sul materiale, mi ha fornito molti documenti che io ho appunto visionato. Bene, se ho avuto modo di sfogliare così rapidamente il lavoro di tesi della dottoressa Volpi, mi pare di aver capito che un personaggio chiave perché ci sia una maggiore diffusione di questo prezioso manoscritto che dovrebbe aver ispirato in parte i Promessi Sposi è il ruolo di un archivista che si muove nella Venezia tra fine 700 e primo 800, che in qualche modo ha avuto un ruolo determinante nella divulgazione di questo fascicolo. Ci vuole illustrare quindi la personalità di questo archivista Rubbi? Dunque, lo stesso Povolo, prima di proporre questa ipotesi, ha voluto cercare un collegamento tra il Manzoni e il manoscritto, in particolar modo l'ambiente veneziano. Sappiamo infatti che Manzoni è milanese, quindi il professore si è chiesto in che modo Manzoni è riuscito in qualche modo a entrare in contatto con questo manoscritto di Aria Veneta. E nel corso delle sue indagini è risalita questa personalità, un archivista veneziano, tale Agostino Carli Rubbi. Tale personaggio, sappiamo appunto di origine veneta, all'età di 64 anni inizia a lavorare all'interno degli archivi di Stato di Venezia. Il suo compito inizialmente è quello di attuare un vero e proprio stralcio del materiale, di tutta la documentazione presente all'interno degli archivi. Sappiamo infatti che in quel periodo numerosissimi erano le carte, gli archivi, la documentazione presente e necessitava una sistemazione. La sede iniziale dove l'archivista si trova a lavorare è quella di l'ex scuola di San Teodoro.
e si trova sotto appunto lì le dipendenze di Antonio Marin, questo personaggio che gestisce tutta l'area degli archivi. Noi abbiamo delle documentazioni che molto importanti, in quanto ci danno delle informazioni sulla stessa personalità dell'archivista, di Carli Rubbi. Viene detto infatti che l'archivista non si limita a una semplice operazione di stralcio, quindi di cernita, di separazione tra quello che appunto effettivamente è un materiale utile per la storia di Venezia, quanto invece non è di alcuna importanza, ma tutto il materiale viene rielaborato in maniera personale, quindi lo stesso archivista legge addirittura i fascicoli, questo ci viene detto in alcuni documenti che noi abbiamo, quindi attua nei confronti della documentazione un rapporto di tipo personale. Carli Rubbi compie dei viaggi a Milano, e questo è un fatto molto importante per quanto stiamo analizzando. Noi sappiamo infatti che prima del 1819 il Rubbi non si era mai mosso da Venezia. Negli anni invece 1819-1820, in particolar modo a partire dal giugno-luglio del 19 fino al dicembre del 20, il Rubbi chiede dei periodi di pausa per poter compiere questi viaggi che hanno come meta appunto la città di Milano. Viaggi molto importanti, perché noi possiamo ipotizzare che proprio durante questi viaggi, questi spostamenti, il Rubbi abbia potuto in un qualche modo portare con sé il fascicolo processuale di Paolo Orgiano e farlo vedere allo stesso Manzoni. Noi sappiamo che un primo viaggio venne compiuto dall'archivista nel giugno-luglio del 1819, per un periodo di 5 settimane. Nel 20 vengono compiuti altri viaggi per periodi più o meno lunghi. E in questo stesso periodo anche il Manzoni è presente a Milano in date molto, in tappe molto significative per quanto riguarda la sua vita. Sappiamo infatti che nel 19, il viaggio del 19 coincide col periodo in cui Manzoni deve ancora partire per Parigi, mentre nel 20 sappiamo che lui è in procinto di scrivere la sua opera, per l'appunto il Fermo a Lucia, che poi diventerà I Promessi Sposi. E quindi la presa visione di questo fascicolo processuale potrebbe aver ispirato il Manzoni per la stesura della sua opera. Davvero interessante questa coniugazione fra le fonti manzoniane e questi documenti d'archivio, che in qualche modo avvalorerebbero punti di contatto molto significativi fra la storia del romanzo e questo che in realtà è un verbale di un processo che è stato realizzato appunto nel territorio veneziano. Vogliamo mettere in evidenza, dottoressa Volpi, quali sono i punti di contatto fra l'edizione di Promessi Sposi che noi conosciamo, scolasticamente parlando, e questi atti del processo di Paolo Ongiano, che se non ho capito male sarebbe un po' nelle veci del cattivo Don Rodrigo, tutto sommato. Ecco, metti in luce quelli che sono i punti di contatto fra le due opere. Il testo manzoniano, che è un testo letterario, il processo appunto del Paolo Ongiano. Dunque, il processo di Paolo Orgiano comincia nel 1605, quando un gruppo che appunto la popolazione di Orgiano decide di recarsi dalla curia vicentina per chiedere l'inizio di un processo ai danni di questo signorotto locale, per l'appunto Paolo Orgiano. Paolo Orgiano è un po' il fa le veci appunto di Don Rodrigo, è il signorotto locale che ha un potere incontrastato, esercita un potere incontrastato sulla zona. In particolar modo si serve dell'aiuto dei suoi bravi per compiere tutta una serie di scelleratezze. Viene citato a giudizio proprio perché nell'arco di pochi anni ha attuato una serie di violenze carnali nei confronti di giovani donne del paese. Sono centinaia le persone, le donne, le giovani donne, mariti o comunque familiari delle vittime che decidono volontariamente di recarsi a testimoniare contro questo signorotto.
In particolar modo molto significativa è la figura di Fiore. Fiore è una giovane ragazza di 17 anni che vive con la madre, Bortola Bertola. Il padre è morto. Questa giovane donna ha difficoltà a sposarsi con il suo promesso sposo, Vincenzo Galvan, proprio perché viene presa di mira da Paolo Orgiano. La madre cerca in qualche modo di proteggerla e suggerisce delle nozze affrettate. Ecco così che Fiore riesce quindi a sposarsi con Vincenzo e i due decidono di andare ad abitare nel vicino villaggio di Sossano. Una notte però succede che i bravi arrivano a casa dei due giovani e tramite una scusa, infatti uno dei bravi si finge un pellegrino che chiede delle informazioni, rapiscono la giovane donna e la portano all'interno del castello di Paolo Orgiano, dove le viene fatta violenza per tutta la notte, viene liberata solo la mattina del giorno successivo. Questa storia del rapimento ricorda molto da vicino, con incredibili somiglianze, quella che è un po' la notte degli imbrogli dei sotterfugi di Manzoniana Memoria, durante la quale Lucia cerca di sposare il suo promesso sposo. Quindi abbiamo visto che la storia è sicuramente ha delle analogie incredibili con quella che è invece la storia che ci viene raccontata dal Manzoni. Altra figura molto importante, molto significativa, è la figura religiosa del frate Ludovico Oddi, che è un po' il consigliere spirituale di Fiore, che consiglia appunto la giovane coppia di andare a denunciare l'accaduto e che riprende sicuramente quella che è la figura di cui Manzoni ci parla all'interno del suo romanzo. Penso a Luda Padre Cristoforo. Esatto, Padre Cristoforo, che tra l'altro da giovane aveva proprio il nome di Ludovico, quindi probabilmente il Manzoni ha voluto mantenere per frate Ludovico Oddi lo stesso nome, proprio perché si è reso conto dell'importanza di questo personaggio anche dal punto di vista religioso e per quanto riguarda la rielaborazione del pensiero in chiave cristiana. Il frate infatti è sicuramente uno dei personaggi più importanti presenti all'interno del romanzo. Sfogliando le pagine del suo lavoro si notano queste forti analogie tra il romanzo manzoniano e questo verbale del processo, ma ci sono anche delle sostanziali differenze che forse vale la pena mettere in evidenza per non pensare che ci sia una netta sovrapposizione fra le due storie. Quali sono le grandi differenze fra le due vicende? Certo, noi abbiamo, io ho riscontrato tramite appunto il lavoro del professor Povolo anche delle grandi differenze che probabilmente derivano da quella che è un po' la visione del mondo manzoniana e il messaggio cristiano che il romanziere ha voluto trasmetterci. Questa grande differenza riguarda il finale della storia. Nei Promessi Sposi noi vediamo, dopo un incredibile numero di avventure e peripizie, la giovane coppia di promessi riesce finalmente ad arrivare alle tanto agognate nozze. Mentre per quanto riguarda la storia di Fiore e Vincenzo, le nozze vengono celebrate in anticipo. Il finale non è certamente lieto, in quanto la giovane donna riceve delle violenze ed è poi costretta quindi a denunciare l'accaduto. Quindi se da una parte abbiamo un finale lieto fine, chiamiamolo così, dall'altra parte all'interno del fascicolo processuale questo non è presente. Perché? Bisogna vedere il ruolo della provvidenza e l'importanza che questa ha per Manzoni all'interno del suo romanzo. Per il romanziere è la provvidenza che regola quelli che sono le vicende che succedono agli uomini, ai suoi personaggi all'interno del romanzo. È grazie alla provvidenza quindi che Fermo, Renzo, riesce a ritrovarsi con Lucia e riesce ad avere il suo matrimonio felice. Provvidenza che non
non è presente all'interno del fascicolo processuale, dove le vicende degli uomini sono gestite e regolate unicamente dalla giustizia umana. E sono quindi gli uomini, tramite la giustizia, la loro forma di giustizia, che cercano di regolare i fatti, le vicende accadute. E quindi solo tramite questo processo, che viene poi realizzato nei confronti, ai danni di Paolo Orgiano, che gli uomini, le vittime, riescono in un qualche modo ad ottenere la loro forma di giustizia. Mi pare di capire che tutto il suo lavoro di ricerca di tesi si è mosso da quelli che sono i testi del professor Povolo, che è la traccia fondamentale che ha dato inizio alla sua ricerca. Mi interessa sapere come la critica dei grandi esperti della letteratura italiana, di appunto Manzoni e di quell'epoca, hanno accettato queste ipotesi davvero suggestive che Povolo ha avanzato a suo tempo con delle pubblicazioni veramente che fanno onore a questa, la sua lunga ricerca in questo argomento. Sì, dunque, diciamo che lo stesso Povolo inizialmente, dopo aver preso diretta visione delle carte del fascicolo processuale, era scettico e indeciso circa l'intera vicenda. Da storico, infatti, sembrava ai suoi occhi una delle tante storie, una delle tante ipotesi che molti altri avevano provato ad avanzare circa la storia del manoscritto. Noi infatti sappiamo che nella prima introduzione al Fermo Lucia, lo stesso Manzoni ci parla di questo incredibile manoscritto di cui lui stesso prese diretta visione, ma che per vari motivi non può rivelarne l'origine. Quanto ci viene detto viene poi eliminato nella seconda edizione, però quasi forse un tentativo del Manzoni di volerci dare un suggerimento, di volerci parlare della reale esistenza di questo manoscritto, senza poterne però rivelare l'origine. Quindi Povolo, inizialmente scettico, dopo un'attenta visione e analisi delle carte processuali, è diventato sicuramente molto più convinto di questa ipotesi. Dopo essere infatti venuto a conoscenza del fascicolo durante la ricerca della sua tesi di laurea, ha deciso di portare avanti tutta l'operazione di lettura ed è arrivata alla stesura di un'opera, il romanziere L'archivista, dove si concentra in particolar modo sulla figura di Agostino Carli Rubbi, per poi arrivare alla pubblicazione di quest'opera, di questo libro, dal titolo Il processo contro Paolo Orgiano, che sarebbe proprio la trascrizione dell'intero fascicolo processuale. Noi sappiamo che gli studiosi sono abbastanza scettici nei confronti di questa vicenda, molti altri personaggi più o meno illustri hanno provato ad avanzare delle ipotesi circa questo presunto manoscritto di cui il Manzoni prese visione per la stesura della sua opera. Però sicuramente questa ipotesi del Povolo è incredibilmente interessante, proprio perché sono tantissimi i punti in contatto, i personaggi che ritornano all'interno delle pagine del romanzo, proprio la struttura narrativa di fondo. Noi sappiamo che Paolo Orgiano viene dichiarato colpevole e finirà i suoi giorni in carcere. Quindi questa è la grande differenza che noi possiamo osservare tramite un confronto tra le due opere. Bene, credo che ci sia sufficiente materiale per incuriosirsi su questa vicenda, per avere una nuova e suggestiva ipotesi su un testo che tutto sommato ha accompagnato un po' la nostra carriera scolastica di tutti quelli che sono stati studenti di scuole superiori, dove abbiamo avuto modo di leggere e approfondire I promessi sposi. Grazie alla dottoressa Volpi, arrivederci a una prossima iniziativa.